Buongiorno a tutti ragazzi, in questo nuovo video vi voglio far vedere cosa utilizzo e come lo utilizzo per innescare i miei shad e le mie soft swim bait per la pesca al luccio, che sono un po' tra le esche più usate e conosciute. Distingo le esche in due tipologie, quelle che voglio innescare Texas e quindi le preferisco con una tasca per il collassamento dell'amo o comunque con un corpo più slim, e quindi lo andrò a innescare con appunto un amo Texas di questo tipo che mi consentirà, adesso vedremo, un innesco totalmente antincaglio. E poi invece esche di questo genere che sono più grosse, senza appunto nessuna tasca né niente, che vado a innescare con le ancorette esposte, che mi permettono più sicurezza in fase di ferrata, però al contempo non sono antincaglio, quindi dovrò, in base allo spot che vado ad affrontare, selezionare una tipologia di esca piuttosto che un'altra. Detto questo, partiamo dalla prima categoria. Quest'esca tipo me l'avrete vista usare nel video girato sul lago del Piano, pesca dal belly boat. Io nello specifico l'ho innescato appunto con quest'amo. Questi qui sono i Titan della BKK, ve li straconsiglio perché sono veramente fenomenali, micidiali. Vado a rifare proprio l'innesco che ho fatto nel video. Quindi molto semplicemente si va ad avvitare la molla sul muso dell'esca, diciamo. A questo punto appunto procedo con il normale innesco Texas, quindi prendo la misura di dove dovrà entrare l'esca. Ok. Un'altra figata di questi ami è questo gommino che è già presente, che mi consente di farlo scorrere contro l'esca e me la terrà bloccata nella posizione perfetta. Questo è un innesco micidiale, fantastico, nel momento in cui, come succede appunto in quel video, questo è il nostro innesco. Devo passare sopra dei tappeti erbosi e tutto quanto, perché ho una situazione totalmente antincaglio e comunque mi garantisce delle ottime ferrate, proprio perché questi ami, comunque questa tipologia di ami, con un gap molto pronunciato, diventa molto molto ferrante, insomma, come vedete. Quando voglio magari lavorare più in acqua libera e quindi ho bisogno di uno shad che mi lavora a diverse profondità, però comunque voglio avere la sicurezza di un amo Texas, allora vado a scegliere quest'altra tipologia, che è sempre, sono sempre dei Titan, però hanno questa possibilità, ovvero un piombo che mi bilancia il corpo. Quindi, come funzionano, anche qui è semplicissimo. Ok, in questa maniera, come vedete, è un'altra soluzione che uso tantissimo. Ho un innesco anti-alga, anche in questo caso potrò farlo passare all'interno di alberi, erbai e quello che voglio, però ho un piombo sotto che mi stabilizza l'esca. In questo caso ho anche una paletta che aumenta le vibrazioni, flash di luce, e questa qui è un'altra maniera molto molto figa e versatile che io utilizzo spesso quando pesco il luccio e voglio magari appunto essere più antincaglio. Archiviata questa categoria di esche, che sono validissime, l'altra tipologia di esche che uso, come avete visto tipo nel video di Cadore, il centro Cadore, nel video di Santa Croce e in moltissime altre situazioni, io utilizzo tanto questa tipologia, che sono esche molto realistiche. Questo è uno shad, le innesco in un'altra maniera, ovvero gli vado ad attaccare, adesso vi faccio vedere, comunque vado a creare un po' questa situazione. Come detto, questa situazione qui è quella ottimale, preferibile in tutte le condizioni di acqua pulita. Non è assolutamente antialga, quindi se toccherò un'alga mi sporcherò subito l'esca. Però questa soluzione è anche la migliore in caso di pesci che mangiano male, tutto quanto, proprio perché le ancorette sono due, sono grosse, sono molto esposte e quindi vanno a incontrare facilmente la bocca del pesce. Come fare per innescare l'esca in questa maniera? È semplicissimo. In commercio si trovano delle screw head,
ovvero delle teste con la vite. Ci sono di tantissime marche, queste sono BFT, queste qui sono di un'altra marca che non ricordo, queste qui sono della Savage Gear, questo per dire che le potete trovare un po' ovunque. Sono delle teste che si vanno ad avvitare al muso del pesce, un po' come succedeva prima nel caso della molla. L'occhiello deve rimanere verso l'alto, questo occhiello qui e l'altro sotto. Qualora io non volessi metterci nessun piombo, posso anche utilizzare al posto delle screwhead proprio delle molle con l'occhiello come queste qua e mi consentiranno un po' lo stesso principio, però dovrò andare a piombare con degli insert la mia esca. Comunque rimaniamo a questo innesco, che è tra quelli che utilizzo di più e che vi consiglio. A questa soluzione io poi vado ad attaccare. Prima li costruivo, adesso li trovo fatti da Dio già in commercio, dei rig già fatti, come questo Stinger Rig della BKK. Aperto si presenta così, con uno split, le due ancorette, l'armatura in acciaio e i due ganci che mi permettono di affrancarla all'esca. Nel momento in cui lo voglio assicurare alla screwhead, mi aiuto con una pinza per gli split. Ok, come vedete ho assicurato lo split rig alla screwhead, all'anellino apposito. Di conseguenza non devo far altro che questi pistoncini li vado a infilare all'interno dell'esca nella giusta posizione. In questo momento l'esca è finita. Questo è un innesco che io uso nell'80% dei casi. Come detto prima, quando poi ho bisogno invece dell'antialga vado sull'altro. Un'altra cosa che si può fare magari è quella di puntare leggermente nella gomma le ancorette in modo tale che non si impiglino in fase di lancio tutto quanto. E l'ultimo trick con cui mi piace personalizzare le mie esche è quella di aggiungere un piccolo rattler in coda. Vedete, sentite? Sono dei rattler, ovvero dei tubicini di plastica con all'interno delle sfere di metallo, si trovano anche in vetro, in diversi materiali, e in questo apposito buco che molte esche hanno vado a infilarcelo dentro. Qualora non ci fosse buco, glielo si può proprio creare andando dentro come disperati a pressare le... Qualora voi vogliate appesantire ulteriormente in maniera veloce la vostra esca, perché magari arrivate in un punto c'è una profondità maggiore e quindi avete bisogno di un'esca più affondante, non è che dovete cambiare la testa, ma in commercio esistono queste tipologie di piombi che si vanno ad agganciare, in questo caso allo split. Voi vedete, abbiamo aggiunto in automatico una decina di grammi in più, mobile, non compromettono il movimento dell'esca e mi consentiranno di raggiungere profondità maggiore in pochissimo tempo. Nel momento in cui passo quella situazione in cui mi serve l'esca più affondante, come l'ho messo, lo tolgo e la mia esca tornerà performante come prima. Questa è un po' la situazione che io utilizzo per la maggiore, e abbinata all'altra praticamente coprono quasi il 100% delle mie applicazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile. Se avete dei dubbi, delle domande, fatemele nei commenti. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e grazie infinite, ci vediamo prestissimo con un nuovo video.